Ciao a tutti da Vostroz e benvenuti a un nuovo video. Vabbè. Ciao a tutti, quello che vi faccio vedere oggi è qualcosa di molto particolare. Mi trovavo alla Coop e mi sono imbattuto nel reparto giocattoli di merda, in questa action figure, no, cioè non è un'action figure, in questa figure dei puzzones. Io non ho potuto resistere nel prenderla perché è qualcosa di fantastico. Mi ricorda molto gli Sgorbions dei miei tempi, almeno il concetto di fare schifo, insomma. E qual è la peculiarità di queste figure? È quella di puzzare. E a quanto pare si schiaccia la testa ed esce un odore che sicuramente non sarà tanto gradevole. Questo è Peppe Ascella Infuocata, doveva averlo con questo nome. Allora, vediamo velocemente la confezione. Qui abbiamo questa scatoletta che sulla confezione si dice che è un salvapuzza. Quindi non vogliamo che la nostra puzza si disperda, mai sia. Qui c'è una storiella che vi faccio leggere premendo pausa. Allora, questi sono gli altri personaggi. Scusate, non riesco a stare serio. Gli altri personaggi della serie. Allora, qui abbiamo i Sudacido, quindi una sorta di famiglia. Jimmy Puzza di Piedi, Nino Calzino, Peppi Ascella Infuocata, che è quello che ho io. I Fiati Pericolosi, Joe Bocca di Fogna, Dick Fiato di Cane, Fred Bocca di Pesce. I Gassatori, che questi sono quelli che mi piacciono di più. Rudy Rutto Libero, Eulo Mitraglia, Renzo Venticello e poi Cugini di Campagna, Bud Budino di Vacca, Lello Letame, Ciccio Maiale, i Verdura Marcia, Broccoli Bill, Spicchio Fato D'Aglio, Nicola Gorgonzola, Fratelli Puzza, Vito Vomito, Pollici, Pedro e il Pattumero. Non l'ho ancora aperta, quindi andiamo a farlo insieme. E quindi questo sarà una sorta di unboxing, review. Un ambiu. Qui abbiamo della jig. Qui abbiamo una card che a sua volta è incollata. Qui abbiamo una specie di fumetto. Vabbè, leggetevelo. Ah, che ridere. E poi dietro, vabbè, c'è la lista con tutti i vari personaggi. Qui abbiamo una card del personaggio. Leggete voi che a me non va. Quindi queste sono tutte le caratteristiche del personaggio, cibi preferiti, motto, puzzo, quindi sono, puzzo ergo sum. Passatempi preferiti, sport, gironzolare per gli spogliatoi, appestati di sudore, grattarsi le croste, collezionare francobolli, quindi una cosa normale. Vabbè, questo lo togliamo di mezzo, andiamo qui a vedere il salvapuzza, non puzza, per adesso. Vediamo questo. Questo è il taglierino che uso al lavoro, è buono perché ovviamente essendo un taglierino taglia più velocemente. Questa plastica è abbastanza spessa. Stranissimo. Vediamo. Oh mio Dio, già si sente. Oh mio Dio, che schifo. Notare questa specie di sudore qui sopra. Oh mio Dio, io non voglio schiacciarla, cioè se già così sento sta puzza. Dai ragazzi, lo faccio per voi. Madonna. Allora, sì, vediamo questi. Oh mio Dio, ma perché le devono fare queste cose, poveri bambini? Allora, come vedete, questa specie di liquido che sicuramente è quello che dà la puzza,
capelli marroni, occhi storti, sì, questo sopracciglio unico. Qui c'è un buco. Ah, questi dettagli delle ascelle. Qui vediamo data 2009, colorazione mediocre proprio. Insomma, ragazzi, si mette qui. E poi si chiude così, questo salva la puzza, ma ormai mi sono appestato nel raggio di 2 metri. Ah, mio Dio, perché l'ho fatto? Quindi questa era la recensione dei puzzones che non prenderò mai più, ma mai più, state lontani, perché è un giocattolo puzzola praticamente. Capisco perché costa solo 6,90 euro. Ma farebbero bene a levarli dal mercato, quindi questo vola. Oh mio Dio! Allora, ragazzi, sul serio, voi una puzza così non l'avete mai sentita. C'era questa sostanza trasparente, sicuramente super tossica. Sinceramente mi chiedo se siano davvero legali questi pupazzetti. Forse il motivo per cui non ne abbiamo mai sentito parlare è proprio quello, perché non vendono. Io mi rivolgo alla GIG sul serio, ve lo dico sul serio, mi avete procurato conati di vomito, sul serio, e non riuscivo a togliermi la puzza dalle mani. Ho toccato ovviamente la fotocamera, il treppiedi, e puzzavano ancora, cioè ho dovuto lavarli col disinfettante. Stesso in bagno, tutte le cose che ho toccato, acqua ossigenata, disinfettante, ho dovuto lavarli a loro volta. Quindi è davvero una cosa, a parte gli scherzi, io mi sono sacrificato per voi. Quindi state lontani, lontanissimi, 1 chilometro dai puzzones. Ve lo assicuro io che davvero vi uccidono se provate ad annusarli. Sono basito, sono davvero basito. Per chi non sapesse cosa vuol dire basito, basito vuol dire stupito. Vabbè, solita roba, ricordatevi di iscrivervi, condividere, commentare, cliccare mi piace qui, là, su e giù, e se vi va anche sulla pagina Facebook e anche su questo video, se vi è piaciuto, se vi ha fatto ridere, a me no, per niente. Quindi ora io vado a vomitare per la seconda volta. Ciao ciao.